Eccoci qua, siamo live, siamo per l'ennesima volta presenti in queste dirette e questa è una diretta particolare perché è legata a due cose molto importanti. Una l'attore Massimo Bonetti, che poi però avrà anche un altro nome oggi, quindi lo considereremo in doppia veste, e poi ad alcuni fan suoi, ma soprattutto ad alcuni fan di questa serie TV che si chiamava La Squadra, di cui Massimo Bonetti non era più Massimo Bonetti, ma era l'ispettore Guerra. Ora vi vorrei fare un attimino presentare chi è con me oggi, c'è Enza Cantile, presentati un attimino anche questo. Vai. Io sono una grandissima fan della Squadra, e una serie meravigliosa per me che porto nel cuore, e quindi sono orgogliosa oggi di condividere questa gioia di avere il presente Massimo e di condividerla con tutti voi. Poi abbiamo Daniele, che quindi anche lui ora ci racconta due parole su se stesso. Vai. Sì, io sono un altro fan dei primi, degli storici fan della squadra. Sono il cofondatore insieme ad Enza, poi alla Giusi, alla Marilena, della vera squadra. E siamo anni che portiamo avanti questa pagina. E quindi, ecco, oltre a Massimo, siamo un po' affezionati anche a tutti quelli che hanno passato un po' la serie. Mi sembra anche giusto. E poi volevo presentare questo con questo cappello della Roma. Ci vuoi dire qualche parola? Soprattutto per i suoi amici laziali, diciamo. Direttamente da Trigoria, saluto tutti. No, vabbè, ma insomma, ho scelto questa tuta e questo cappello perché comunque mi danno un po' di conforto nella lotta al coronavirus. Stando Allora, a casa è anche comoda, no, la tuta, quindi va bene così, dai. sì, mi sembra anche giusto, dai. Te in Vabbè. realtà ci sei, come dice che da Trigoria, da dove ci parli, Massimo? No, da casa mia, esattamente dalla cameretta di mia figlia Lucia, perché qua c'è il massimo del segnale per quanto riguarda il mio cellulare. Allora mi metto qua. Questa Questa è una bella cosa, dai. è la stanza di Lucia, questa è. È un'ottima cosa questa, perché per chi non lo sapesse, Massimo ha una bambina di 6 anni che è molto più bella di lui, però questo va detto, vero Massimo? Sì, e beh, devo dire che mi è venuta bene, va. Bravo. Che bravo. Allora, iniziamo su una cosa che c'è una curiosità mia, poi dopo farò parlare più i ragazzi. Lo faccio una domanda a loro che poi riguarda anche Massimo. Voi da fan, mi avete detto prima quando abbiamo organizzato l'evento, insomma, avete visto tutte le serie. C'è una puntata a cui siete particolarmente legati tutti e due? Vai, Enzo. Beh, sembra strano, però per me è la prima. No, però non sembra strano, diciamo, ci può stare. La prima è quella, diciamo, più strana. Raccontacela con due parole, perché magari c'è anche qualcuno che non conosce, magari non se la ricorda. Con due parole raccontaci com'è nata allora la squadra, vai. Hai Poi vi svelerò un segreto per quanto riguarda la prima puntata. Vai. Io mi ricordo la primissima scena, ovviamente, dove c'era l'agente Nava, iniziò così, che ti faceva una puntura, e già lì, e questo diciamo fu il via di questa serie, e poi mi ricordo Pietro Guerra che correva, e man mano si scoprivano tutti i vari E personaggi. facevo la spesa, mi fermavo, facevo la spesa, ti ricordi? La spesa, esatto. Poi dopo c'è stata questa rapina in un supermercato e quella fu la prima scena d'azione vera della squadra. Insomma, dopo lì ci siamo innamorati un po' tutti. Daniele, invece. Allora, la scena più bella è difficile, insomma, decidere un po' su due piedi qual è la scena più bella. Diciamo la scena più che mi ha segnato è stata l'ultima. Per due motivi. La prima perché finiva un po', avevamo il tentore al di là di quello che scorreva sotto, che la squadra continuava, quindi già avevamo capito che invece non continuava niente.
dall'altra mi dispiaceva dal punto di vista proprio del personaggio, perché comunque è un epilogo abbastanza cruento. La scena più emozionante, adesso che ricordo a memoria, ma poi ce ne saranno tante altre, quando avevano sequestrato il figlio di, che era il figlio di Pietro Guerra, diciamo, e c'era una rincorsa, diciamo, particolare tra lui che andava, che scopriva improvvisamente che l'avevano rapito, quindi un inseguimento, insomma, era un po' una scena d'azione che ricordo con affetto, ecco. Raccontaci questo aneddoto, Massimo, di quella della prima puntata che hai detto. Allora, giustamente Enzo ha detto la puntata che mi ha colpito di più è stata la prima. La prima puntata, rispetto a tutte l'infinità delle altre puntate, è l'unica puntata che è stata girata in 4 settimane, non in 2. È stata particolarmente curata, e perché dicevano deve essere subito accattivante, dobbiamo entrare subito con un cazzotto forte per far sì che la gente, il pubblico, si innamori di questa serie. Quindi la prima puntata è stata, per sceneggiatura e per come è stata girata, per i tempi che hanno messo a disposizione tutta la struttura, i produttori, i registi, è venuta meglio delle altre, bisogna essere sinceri. E quindi Enza ha un occhio buono, insomma, perché la prima puntata è quasi un film a sé. Questo sì, quindi avete perso così tanto tempo perché era fondamentale. E chi c'era? Sono andati dentro forte per fare una bella puntata, per dare la possibilità di innamorarsi subito al pubblico. Il pubblico rimaneva subito colpito da questa puntata, doveva essere colpito da questa puntata per poi seguire tutto il resto, insomma. E mi ricordo che la prima puntata è 4.600.000 spettatori con uno share del 16%. Venne Pinto sul set della seconda puntata, perché nel frattempo noi giravamo, con gli ascolti di questa prima puntata, con le bottiglie di champagne che stappava e diceva abbiamo vinto. Dicevo, Massimo, chi c'era con te come attori nella prima puntata? Ti ricordi? Gli storici, ci stava, come ha detto prima Enza, c'era Guidelli, Venantini, ci stava Carpentieri, Mario Porfito, Cecilia Dazzi. Ma adesso sai, insomma, io per ricordarmeli tutti, Gaetano Amato, aiutami Enza, che sai più di me te. Giovanni Rienzo, grande Giovanni Rienzo, era ed è secondo me un attore straordinario, un attore anzi che potrebbe fare anche al caso nostro, ora che ci penso un attimo. E dopo lo diciamo, vai, dopo parliamo anche delle tue nuove progetti. Potrebbe fare a caso nostro. Daniele, faccio un'altra domanda. Sì. Diceva prima, un attimino prima di iniziare la diretta, che questa serie, nonostante siano tanti anni che è finito, non ha mai perso, diciamo, i suoi fan, e è un caso molto strano, soprattutto in Italia. Secondo te qual è stata la forza di questa serie? È stata ed è tuttora la forza di questa serie la realisticità, cioè il fatto che raccontano con strumenti e con una dialettica, un contenuto fruibile immediatamente, cose che succedono nella vita reale senza tanti fronzoli. Io dal punto di vista, diciamo, di amministratore della pagina della vera squadra lo vedo costantemente, giornalmente. Gli episodi della squadra vengono messi in onda tuttora, insomma, a fasi alterne su Rai Premium, e su Rai Premium c'è gente che ci contatta la prima volta che li vede, tuttora li vede per la prima volta come se fosse una prima visione, e vuole commentare, si affeziona ai personaggi, commenta gli episodi. Quindi è tuttora nel 2020, quindi a distanza di 20 anni dalla prima messa in onda, quindi non pochissimo, ancora un prodotto attualissimo, che fa appassionare la gente. Quindi
anche i racconti, gli attori, le riprese, il tipo di dinamica delle riprese, è quello che ritroviamo anche, potrebbe benissimo essere, come poi abbiamo anche pensato, una serie Netflix di adesso, ecco, per tanto per dire. Ti faccio una domanda, Enza. Una persona che ci sta seguendo, che saluto, che è Roberto Bonini Campolin, Lo conosciamo. ricorda qua, dice, secondo lui una delle scene più belle è quando Pietro Guerra fa pace con Cafasso. Vuoi ricordare qualcosa di quell'episodio, se ti viene in mente? Sì, diciamo quella scena è stata molto attesa dai fan, perché vedere due pilastri, no, come Cafasso e Guerra, che non si parlavano, che litigavano tra di loro, per i fan diciamo, era un brutto colpo, anche perché poi la storia l'avevano trascinata per parecchio, se ricordo bene. Sì, Quindi, insomma, sì, sì. c'era un po' di ansia di vedere finalmente questi due personaggi tornare ad essere quelli di una volta. Così come fece anche pace e guerra con Amato anni prima. Però quella di Cafasso, insomma, durò molto di più nel tempo, quindi fu forse più attesa anche per questo motivo. L'ispettore, che t'aveva fatto Cafasso che eri così arrabbiato? Eh beh, insomma, ho dato un giudizio sbagliato. Pensavo fosse quello che tradiva il commissariato proprio, il Sant'Andrea, era la serpe tra le lenzuola, eh? Invece Pietro Guerra lì ha preso una grande cantonata perché Carpentieri era innocente. Pietro Guerra era un po' intransigente, convinto delle sue idee a volte, no? E un paio di volte credo sia stato un po' troppo fermo sui suoi, come possiamo dire, le sue convinzioni, no? Anche di poliziotto, anche nei confronti di Cecilia Dazzi, che era la mia compagna, però che uccideva l'assassino del padre e che io non ho voluto minimamente andarle incontro con una grossa attenuante, no? Vero Enza, l'ho fatta arrestare, perché comunque dico, tutte si è fatta giustizia sommaria. Tu puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma non puoi farti giustizia da sola. Via in carcere! Sempre un altro fan, Massimo, ci ricorda che te a Cafasso una frase mitica che dicevi a Cafasso: la questione tra noi si potrebbe risolvere in un solo modo, a pugni. Te la ricordi questa battuta? No, no. Lui mi ha detto io di dare un gazzotto in testa. Quando io dissi a lui, dai, andiamoci a prendere un caffè, credo che fossero quelle le battute, no? Enza, io mi rivolgo sempre a te che sei. La Però memoria sì, storica. devo dire che girare quella scena è stato commovente, insomma, io ero commosso dentro, anche perché io avevo un'ammirazione immensa per Carpentieri e conseguentemente per Cafasso, Renato Carpentieri, perché è un attore straordinario, un grandissimo attore. Quindi è come ammiratore lo guardavo anche lui, no? E quindi è difficile quando tu hai una considerazione così grossa, profonda verso un attore, è difficile poi sostenere il ruolo di andare incontro a questa persona perché questa persona ha sbagliato. Guarda, perché Carpentieri poi ha un comportamento, una faccia sia nella vita che nell'interpretazione dei personaggi che non può mai essere negativo, mai. Sì, questo effettivamente sì. Naturalmente poi, sai, le fiction su questo poi ci giostrano anche un po', però qui, come hai detto te, diventa anche un momento emozionante, perché te girando anche tante puntate, arrivare al momento in cui questa pace poi arriva, è logico che un pochino ti segna anche poi moralmente, diciamo. Mamma mia, era un dolore per me stare contro di lui. Ma era un Daniele. dolore anche per Guerra, eh? Non solo per me come attore, Ti anche il credo. personaggio Pietro Guerra diceva, per me è un dolore andare contro Cafasso, però lo devo fare come ispettore, come, capito, servitore della legge.
E invece sbagliato. Una domanda, quanti anni è che fate ormai, diciamo, di solito lo facevate di maggio, ora purtroppo quest'anno probabilmente questo raduno, diciamo, di tutti questi personaggi della squadra, così ne parliamo per la prossima volta che sarà. Sì, noi siamo, se non sbaglio, Enza, che se non sbaglio, 2008, dal 2009 o 2008 che facciamo i raduni. Siamo, sì, 10 anni buoni. 10 anni sicuri. Pausa, questa. Però sì, subito dopo la fine della squadra, sì. Io ho finito nel 2007, quindi nel 2008 già c'era la nuova squadra. Sì, esatto. 2008, secondo me, abbiamo fatto il primo. Sì, sì. Quindi sono 12 anni. Sei la mente storica. Un'altra nostra, diciamo, persona che ci segue ci chiede: vi ricordate il rapporto tra l'ispettore Guardia e Sergio Amato? Vabbè, ah, era poco, erano, diciamo, due fratelli, ecco, vedi la corta. Secondo me questa fase chiudiamo già tutto, quindi diciamo che anche Guerra e Amato hanno avuto degli screzi, poi dopo si sono riappacificati. Esatto. Beh, ma era un gioco degli sceneggiatori quello di tenere sulla corda gli spettatori, no? Non poteva andare sempre tutto liscio, il finale tutto liscio, perché poi l'interesse scemava, no? Invece no, tenevamo sulla corda, diciamo, ah, mamma mia, adesso Amato e Guerra hanno litigato, chissà cosa succede, cosa succederà, insomma, sono ingredienti per catturare l'interesse del pubblico. Diciamo che c'è un saluto a due persone particolari che conosco anch'io, ma che credo che conoscete tutti. Ti mandano un grosso saluto Miti e Nino Celeste, i papà della squadra. Grande Ruggero, è il grande Ruggero e il grande Nino. Allora, Ruggero Miti, io se sono qui a fare questa intervista e se io ho fatto la squadra, devo dire grazie a Ruggero Miti, perché voi sapete, io non voglio essere polemico, sia chiaro, no. La polemica. Però in Italia le cose vanno in un certo modo. E non è sempre facile per chi non ha santi in paradiso, come io non ne ho mai avuti, arrivare a un personaggio importante come quello di Pietro Guerra. Se sono arrivato a firmare il contratto e interpretare Pietro Guerra, devo dire grazie unicamente a Ruggero Miti, perché mi ha difeso a spada tratta dalle insidie, e qua mi tocca dirlo, se no non perdo la logica di quello che sto dicendo, dalle insidie dei raccomandati. Quello purtroppo succede in Italia, non è che solo nel tuo settore, in tutti i settori. È vero. Ma con Ruggero Medi non sono passati. Vuol dire che era una grande persona, era anche un altro cinema, un'altra TV, diciamo, rispetto a quella di oggi è più difficile anche mantenere Gianni, non mi fa essere polemico perché no, dopo ti tocca fare i nomi, è meglio di noi, nomi evitiamo. No, non voglio fare nomi, tintinni che non servono a nulla. Enza, che rapporto avevate voi con i tecnici, proprio come Nino Celeste, come Ruggero Miti, come il grande Gianni Leac? Nino Celeste, a parte essere un grande maestro della fotografia, amico, farti fare a Lazio, però me lo perdono. Gliela perdono, ma è veramente un maestro per quello che fa, e è una persona straordinaria umanamente. Quindi ecco, Ruggero aveva magicamente composto un set di persone fatte in un certo senso in maniera giusta, e persone vere, sincere, concrete e grandi professionisti. Quindi sì. E voi che rapporto ci avevate? Ve ne ricordate qualcuno in particolare che magari ti piace anche salutare? Qualche aneddoto magari ai raduni? Perché io mi immagino che questi erano tutti a gruppetto. Prima Enzo e poi Daniele, mi raccontate qualcosa che vi viene in mente. Vai, Enzo. Okay. Allora, io ne avrei due, se posso. Vai. Allora, uno è stato quello di avere raduno nell'Alto Campentieri, che è successo subito prima, diciamo, che lui vince il David di Donatello, quindi è stata un'emozione per me personalmente meravigliosa, ci la conoscere.
E stessa cosa anche per quanto riguarda Tony Sperandeo, che non ci credevamo che fosse lì con noi, ma abbiamo avuto la fortuna di averlo presente e lì diciamo che è venuto un po' giù il ristorante, diciamo, a un certo momento. Quindi questi sono, diciamo, i due, ce ne sarebbero tanti altri, però questi due in particolare. Daniele? Io invece ritornando a Ruggero Miti e Gianni Celeste, noi abbiamo avuto l'opportunità, veramente l'onore di averli a uno dei nostri raduni, soprattutto nel raduno quello dove c'è stato anche Carpentieri, dove eravamo veramente tutti. Abbiamo fatto una grande foto con la torta, è stato veramente il completamento quasi, no, del puzzle, perché anche noi come organizzatori eravamo veramente onorati al settimo cielo per avere tutti, non dico tutti i personaggi, ma veramente la base presente. Quindi è Questa stato un onore. è la cosa importante. Ci fanno altre due domande, queste sono per Massimo direttamente. Massimo, dopo la fine della squadra, c'è stata parecchia nostalgia in te anche nel cast dei ragazzi che poi hai rincontrato? Ma allora da parte mia c'era la nostalgia proprio di un periodo meraviglioso trascorso a Napoli, quindi mi mancava tutto, pure il bonifico. Diciamo così, mi Allora, ci mancava. puoi raccontare quando hai spiegato le scarpe? Mi mancava il quotidiano che si viveva nella squadra. Dimmi, no, Gianni, che mi hai chiesto? Allora, ti ricordi, mi hai raccontato più una volta un aneddoto, che ti hanno regalato un paio di scarpe, poi ti hanno messo a dormire in una mega... Ah, no, vabbè, ma quella. Queste cose gli interessano. Allora, era il 99-2000, insomma, andavano in onda le prime puntate della squadra. Lì a Napoli era veramente un grande successo, come in gran parte dell'Italia è stato un grande successo. E io passeggiavo naturalmente per le vie di Napoli quando non giravo, a fatica camminavo perché mi dovevo fermare ogni 30 metri. Era ci facciamo una foto, aspetta, oh, dai, facciamo questa. Mi mettevano in braccio i figli. Rispetto, una volta io volevo raccontare questo aneddoto che è carino. Avevo preso casa in una serie perché cambiavo ogni serie, cambiavo abitazione. A Posillipo. Era una bellissima giornata. Io quel giorno stranamente non giravo perché giravo tutti i giorni. Dico, vabbè, adesso mi vado a fare una bella passeggiata. Guarda, veramente. Mi vado a fare questa passeggiata con il sole, i primi soli, sai, il maggio, no? E non c'era il coronavirus, si poteva passeggiare. E passeggiando, passeggiando, a un certo momento mi viene incontro una signora. Rispetto, oh mamma Carmine, proprio a lei volevo incontrare, rispetto, dico buongiorno signore, oh mamma mia che emozione parlare con lei, scusate, rispetto, io tengo mio figlio che fa la domanda in polizia, si può fare qualcosa? Io dico signora, stavo per dire, no signora, guardi che io faccio l'attore, io sono poliziotto, io non sono commissariato, sono commissario finto, stavo per dire questo. Ma nel momento in cui comincia a dire, signora, guarda, no, no, ma lo so, che voi venite dando cose da fare, ma vi prego, per mio figlio, fate qualcosa, un ragazzo che veramente lo merita. Io lessi nello sguardo di questa signora che non potevo e non dovevo deluderla, perché lei stava parlando con Pietro Guerra. Non c'era nulla da fare. Allora ho dovuto recitare. Tu guardi, signora, veramente, allora. Facciamo così, mi metta su un foglietto il numero del telefono e il nome di suo figlio, vedo un po' anche, parlo con Cafasso, vediamo cosa possiamo fare. Grazie, aspetto, grazie. E che c'è proprio una fortuna che mi è capitata oggi. Un'altra domanda che ti fanno, Massimo, quanto c'è di Massimo Bonetti all'interno dell'ispettore Guerra? Grazie di cuore per questa domanda, Gianni, perché il 100% di Massimo Bonetti sta in tutti i personaggi che io faccio, perché io sostengo che un attore deve dare se stesso al personaggio e solo così può evitare di
di assumere atteggiamenti che non sono suoi, che non sono tuoi, che non hai bisogno di fare nulla. Quello vuol dire che ti porta a una recitazione estremamente naturale e doni te stesso, naturalmente regali al personaggio i vari stati d'animo che la sceneggiatura richiede. Ma io non ho mai creduto alla recitazione di uno che dice adesso io mi trasformo, vado a fare no, perché se ti scelgono per quello che sei, non per quello che devi fare. E allora, se tu capisci questo, dai te stesso ai personaggi, tutto va in maniera estremamente naturale. Perché se io devo fare la parte di un assassino, è Massimo Bonetti che diventa un assassino. Non è che mi metto lì a dire ma come fa un assassino? Io vedo ste fiction, non me ne voglia nessuno, per carità, parlo con la coscienza della mia esperienza e della mia età, parlo per questa cosa, non per cattiveria, ma vedo degli attori nelle fiction con questi sguardi da cattivi che assumono ste facce da cattivo, che sono ridicoli. È una cosa che non, il vero cattivo non si mette con gli occhi e fa il cattivo. Qui è una, cioè qui la Netflix ci ha proposto tutte queste faccette, insomma, che sono poco credibili. Il vero cattivo ti guarda negli occhi, ma ti guarda negli occhi in una certa maniera, non come fanno loro, che fanno i cattivi. Se tu sei un bravo attore, tu diventi cattivo senza fare nulla. Posso fare una domanda, così coinvolgo anche tutti, ma porto anche a conoscenza di un altro aspetto di Massimo. C'è una persona che aveva chiesto quanto te avevi messo bocca eventualmente nelle sceneggiature delle puntate, no Massimo? Allora, io posso dare una risposta iniziale, così lancio anche un assist a lui, poi parlo anche con voi di questo argomento. Massimo, te cosa mi hai sempre detto quando ci siamo conosciuti? Che alla fine la sceneggiatura per un attore vero conta quanto? Della spada, delle puntate della squadra, no? Sì, sì. Allora, Renato Carpentieri diceva, ci sai perché la squadra è successo? Perché noi non diciamo le cose che scrivono, e lo diciamo noi. Noi facciamo tutto quello che sa da fare, che sa da dire, perché lo facciamo noi, ecco la squadra, che è successo? Questo lo diceva Carpentieri. Effettivamente noi mettevamo mano pesante sulla sceneggiatura. Però posso raccontare un aneddoto divertente? Vai. Allora, la scena vedeva Pietro Guerra, mia moglie, i due bambini, i miei figli, tornare a casa dopo una cena al ristorante cinese. La porta era scardinata. Allora io fermo sul pianerottolo mia moglie e i miei figli, dico aspettate qua, tiro fuori la pistola, lentamente apro la porta e entro dentro per illustrare quello che era successo, no? E c'era la casa quasi completamente in disordine, i cassetti, e la cameretta di mia figlia, quella che era mia figlia, tutta con i cassetti tirati fuori, e le mutandine sparse per tutta casa, e insomma, sai, era una cosa inquietante. Una mia foto con una cicca bruciata, tutti e due gli occhi bruciati, quindi erano minacce, chiaramente minacce. Quindi ritorno sul pianerotto, dico non c'è nessuno, potete entrare. Un clima di grande tensione, e entriamo a casa, si va avanti col racconto nella scena. A un certo momento io vado nella cameretta di mia figlia, dico papà stai tranquilla, papà mette tutto a posto, non è successo nulla, dormi sereno. Poi vado da mio figlio e dico vai, non ti preoccupare, dai, vedrai che papà mette tutto a posto, non è successo niente, cercavo di rasserenarmi. Vado da mia moglie in camera da letto. La sceneggiatura era scritta in questo modo, che io mi mettevo a letto in questo clima di tensione, lei mi faceva un avance, no? Voleva trascorrere un'oretta come si deve, no? E io dicevo no, Serena, che si chiamava Serena, e lei mi diceva, ecco, lo vedi Pietro, tutte le scuse sono buone per dirmi di no. Ma come tutte le scuse sono buone? Ci hanno svaligiato casa, ci abbiamo due figli quasi maggiorenni, ti pare questo il momento di fare, no?
pensavo, cioè, ma come posso, come puoi scrivere una cosa del genere? Ho detto, io sta scena non la giro. E poi a un certo momento dovevo dire, Serena, ma insomma, vedi, tu mi crei questo problema, non mi ricordo neanche se ho messo la catenella. Dico, ma come si fa? Ma manco se dia Charles Bronson con 007 passa una battuta del genere, no? Io questa non la giro così. E quindi ecco che si creava invece di... Allora scendevano uno degli sceneggiatori dai piani alti, no? Massimo, cosa succede? Succede che questa scena è improponibile, perché se c'è uno stato d'animo del genere, nessuna donna al mondo, mica stavo un viaggio di nozze, c'è molto figli grandi, mi fa avanza, io dico no e lei mi dice no, mi ripeto, tutte le scuse sono come tutte le scuse? Ma che è una scusa questa? Ci hanno minacciato di morte. Cioè, allora che vuol dire? Vuol dire, dice, sai, perché noi dobbiamo mandare avanti la linea parallela tra te e Serena. Mo, in questo momento, mandiamo avanti la linea parallela. È successa una cosa talmente grave che lascia perdere la linea parallela. Ecco, questa era una lotta che andava avanti poi. E in effetti poi io invece ho girato semplicemente andando a letto. Io ho detto all'attrice che faceva Serena, io ho detto, tu prendimi la mano. Io dicevo, dai Serena, stai tranquilla, vedrai, sistemeremo tutto. E poi ho detto all'attrice di dirmi, Pietro, oggi è arrivata una telefonata, mi hanno attaccato, non ti preoccupare, stai tranquilla. Tuc, spegnevo la luce e finiva la scena. No che tutte le scuse sono buone per dirmi di no. Agatenella, come Agatenella? Eh sì, perché la porta è scardinata. E allora tu, se vuoi fare una cosa energica, la porta scardinata, prima che vada a letto, prendo un mobile, lo trascino e lo sbatto addosso alla porta. No che metta la catenella. Ecco, questa era una lotta però che poi abbiamo vinto, perché poi adesso io non voglio denigrare gli scrittori della squadra, me ne guarderei bene perché erano molto bravi, era una bella squadra anche quella degli scrittori, però scivolavano ogni tanto in queste situazioni. Volevo dire che questa domanda l'aveva fatta Francesco Daloi, che ci teneva che lo sapessi che te l'aveva fatta Francesco Daloi. Una domanda invece è un signore, quindi mi ha detto così ti saluta ufficialmente. Dice, Daniele, un'altra domanda importante. Voi vi ricordavate qualcosa che aveva fatto Massimo prima della squadra? Così arrivo anche un'altra domanda che c'è stata fatta ora. Ricordo che l'avevo visto sempre in TV, so che aveva girato un film con Benigni, mi pare, che avevo visto. No, non era con Benigni, scusami, contro Isi, ho detto il nome sbagliato. Sì, contro Isi, contro Isi, l'avevo visto in televisione, non so in quale replica. Poi però chiaramente io, essendo piccolo all'epoca, facevo le medie quando ho visto la prima volta la squadra, quindi no, era per fare la domanda, capito? E te, Enza? Allora, io diciamo che l'ho conosciuto dal punto di vista artistico. Eri una bambina, Enza, eri una bambina. Ero piccola. 11 anni, 10 anni aveva. Mamma mia, che tempo. E poi dopo da lì ho seguito un po', sono andata poi diciamo a ripescare la carriera di Massimo e quindi sono andata un po' a rivedermi certi suoi lavori, cioè molti suoi lavori, ecco. Quindi dopo li ho ripescati poi in seguito, molto, molto dopo. Poi dopo ha fatto Il Lupo, che è stato straordinario. Quello sì, anche lì molti fan ci stanno ricordando quello che ha fatto, no? Perché Giorgio Bracalenti ci parla di Caos, a cui Massimo è particolarmente affezionato, La notte di San Lorenzo, La piovra, Storia d'amore e d'amicizia, insomma qualche film l'ha fatto. Dopo vi dirò su alcune cose che ha fatto, film ben più importanti, ma che lui non lo dice volentieri, ma dopo lo dico io. E mi attacco anche a una domanda che invece ha fatto Virgilio Puggioni, sempre sulla squadra. Lui diceva, quando è arrivato Sperandeo al posto di Amato, come è stato all'interno del cast? C'è stato uno sbilanciamento oppure no? Dei rapporti del cast? Guarda, tanto eravamo dispiaciuti dell'assenza di Amato quanto eravamo felici della presenza di Sperandeo.
perché comunque si parla di due grossi, grossi professionisti, quindi non potevamo operare scelte meglio così o peggio così. Questo non si poteva assolutamente fare. Sinceramente abbiamo rispettato il grande successo che ha avuto Amado, eravamo certi del grosso successo che avrebbe avuto Sperandeo. Posso fare una domanda al volo? Vai, 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 Daniele, vai. Visto che ci siamo. Come, sempre per tornare in termini calcistici, come uomo spogliatoio, Amato, si è sentita un po' l'assenza quando è andato via? Io devo rispondere? Sì. Cioè, ma no, sì, certo che si è sentita l'assenza, Nel senso, assolutamente. come carisma, come uomo spogliatoio. Sì, no, ma certamente, ma scherziamo, era un personaggio vincente, un attore straordinario, e ti dirò anche l'assenza di Cecilia Dazzi ci ha un po' preso in contropiede, perché lei è andata via subito dopo la prima serie perché non riusciva a sostenere i ritmi di lavoro. Ma sai, ci si affezionava talmente tanto in quel set. E anche chi faceva una puntata o due, quando finivamo di girare, era sempre un dispiacere, insomma, no? Poi figuriamoci, ecco, per gli storici come Gaetano, che purtroppo ha avuto delle incomprensioni piuttosto pesanti con la produzione e si è creata una frattura irreversibile, purtroppo. Gennaro Silvestro diceva che Massimo Troisi, riferendosi a te, diceva sempre che eri il più scapestrato del gruppo Troisi. Ce la vuoi raccontare questa cosa? Perché nelle vie del Signore sono finite. È una battuta che diceva Massimo, che diceva proprio scapestrate del gruppo A2, è lui. Gruppo A2. Che poi non era un gruppo solo nelle vie del Signore sono finite, no? C'era un'amicizia vera con Massimo. Ma sì, questo si sa che eravamo legati fraternamente. Non... Era io Massimo dopo scorso. Bonetti, non è quello di oggi, no? Io Sì, eri un po' quel più. periodo. Sì. Ma diciamo che adesso l'età mi ha cambiato. L'età che avevo durante l'amicizia con Massimo non potevo essere certo quello di adesso, quello di oggi, un po' per l'età e un po' per il periodo proprio che ho vissuto con lui, nel senso di due single amici, amanti del calcio e delle donne, no? Che quindi se non si parlava di calcio si parlava di donne e viceversa. Di lavoro abbiamo parlato poche volte. È vero, questo è vero, mi ha raccontato. È stato un periodo meraviglioso, ma a prescindere dal calcio e delle donne, è stato un periodo meraviglioso perché io ho avuto la fortuna di aver incontrato un amico sincero che era un insegnante di vita volontario o involontario, cosciente o incosciente nei miei confronti. Ma Massimo non lo sa forse, ma mi ha insegnato tanto a vivere proprio nel comportamento proprio dell'uomo. Mi ha insegnato tanto, tanto, tanto. Così come nella professione, quando ho girato Le vie del Signore sono finite, ho capito ulteriormente tante cose, ho potuto aggiungere qualcosa in più al mio bagaglio d'attore, cosa che avevo fatto già con i fratelli Taviani, con Franco Rossi, con Strehler, no? Massimo si è aggiunto a questi grandi maestri, insegnandomi la semplicità, insegnandomi la sincerità. Mi ricordo che Massimo adesso una cosa che attuo io come regista, no? Tu lo sai, Gianni, no? Massimo mi disse: "Vedi, ma io quando devo scegliere un attore, ma a me basta vedere come parla, come si pone e come mi guarda, e da lì capisco se va bene o no. È inutile che gli faccio fare il provino con una telecamerina, no? Da dentro a una produzione. Che senso ha? Non ha nessun senso." Effettivamente ha ragione, ha ragione. Aveva ragione e io adesso la penso come lui. E credo, tu lo sai Gianni, no? Per me, a me
piace scegliere un attore per come dice una cosa, per il concetto che esprime, per come parla, per come bene e per come guarda, perché lo sguardo è una cosa fondamentale. Proprio riguardo Dietro. al provino, no? Te ha raccontato un aneddoto di una cosa di Troisi, che te t'avano preso per un lavoro, poi ti portano a cena e non bevevi come dovevi bere, o sbaglio? Questo ora lo puoi Però non si raccontare, possono, che è passato un po' di tempo. non si possono fare nomi, però. Senza fare nomi, no? Stiamo su generico. Allora, una famosissima attrice mi chiama al telefono. Io mi faccio la voce, non so se ha capito o non ha capito. Gli Vabbè, faccio. si capisce, però è una limitazione. Massimo, senti, ci sta questo regista. Io sto preparando lui, con lui questo film. E io ti vedo molto bene per fare il protagonista con me. Allora lui mi ha detto: va bene, lo voglio conoscere volentieri. Dice: allora lui ha detto se puoi venire a cena con noi questa sera. Io dico: perché no? Vengo sicuramente. Vado a cena. Io, la grossa attrice, il grande regista, il grosso regista. Il grande regista mi fa: ci vedi, Massimo, allora io, noi adesso ceniamo alla fine della cena. Io ti dirò se tu vai bene per questo film o no. Ammazza, mi fa mangiare tranquillo, io ho detto no, mangio serenamente, no? Mi giudichi per come mangio, boh, io non riuscivo a capire un po', no, però non ho. Ho detto va bene, va bene. Alla fine della cena, lui mi dice: Massimo, devo dirti che tu per questo film non vai bene. Dico, vabbè, no, non ci sono problemi, dico, no, assolutamente, ho passato una serata piacevole, non è un problema. No, ti dico perché, Massimo, perché tu, io ho notato che quando prendi un bicchiere d'acqua, te lo versi, e bevi, è perché hai sete. È così, io quando bevo l'acqua è perché ho sete. Cerco. È per questo che non va bene. Io non ho aggiunto nulla, dico vabbè, non ti preoccupare. Fine. Questa grossa attrice un giorno capita a casa di Massimo Troisi. Eravamo io, lei e Massimo Troisi. Conoscendo l'amicizia profonda che mi legava a Massimo Troisi, lei si è sentita in dovere di giustificare questa mancata scelta nei miei confronti, no? Invece nessuno gli aveva chiesto niente, tantomeno Massimo, che non dava peso a queste cose. E a un certo momento della conversazione fa: Massimo, vedi, il grosso regista non ha preso a Massimo perché lui praticamente beve solo quando c'ha sete e praticamente non è subdolo. Allora Massimo Troisi, guarda, beh, certo, beh, Massimo beve solo quando c'è, non è subito, certo. E allora questo grosso regista ha preso questo grande attore. Ah, vabbè, certo, chi è subito, allora capisco. Anzi, guarda, però, scusa, perdona, però io preferisco più un attore. Bravo, che non è subdolo piuttosto che non subdolo che non sa recitare. Poi ecco, E chi vuole avere capito, capisce, diciamo. vabbè, questa è Ora stata una. chiedo a Ivan, secondo voi l'ispettore Guerra all'interno della serie è sempre stato lo stesso o ha avuto dei momenti, Daniele, diversi rispetto a quelli con cui l'avevi visto iniziare? Beh, sicuramente il percorso è stato in crescendo a livello anche di esperienza, a livello di responsabilità che aveva nel commissariato. Io lo ricordo all'inizio e alla fine era un po' dopo gli anni diciamo, di ispettore. Era una specie di padre, no? Rispetto a tutti quelli che poi sono venuti, gli altri agenti che si sono succeduti. Era diventato proprio il punto di riferimento anche del commissariato, si vedeva questo, si percepiva. Anche dall'esterno, insomma. Sì.
Enza, te invece una domanda. C'è stata una scena in particolar modo che ti ha fatto emozionare, che anche oggi se ci ripensi magari ti viene la lacrimuccia oppure perché non te l'aspettavi? Beh, ovviamente quando Pietro e Elena si mettono insieme. Quando? Quando Pietro ed Elena si mettono insieme. Ah! Quello, diciamo, Lì per te non me. ti sei emozionato, Massimo, di la verità. Ma insomma, è una bella ragazza, Cecilia Dazzi, insomma, quindi faceva piacere girare certe scene. A proposito di Cecilia Dazzi, c'è una domanda di Federica Leone, che salutiamo, che diceva che dopo che vi siete persi durante la squadra, hai rilavorato nuovamente con Cecilia Dazzi in una serie in cui lei interpretava una drogata e eravate di nuovo innamorati. Che effetto ti ha fatto Sì, rivederla? era la serie con Gigi Proietti, che Effetto ti ha io, fatto rivederla? sì, mi ha fatto molto piacere girare quelle scene con lei, dopo tanti anni, sì. Non mi ricordo come si chiama la serie di Gigi Proietti, Una pallottola nel cuore, credo. Sì, mi pare di sì. Sì, Sì. È vero, ci siamo rincontrati in quel periodo. Giovanni Amoroso, Virgilio Pugioni e altri dicono: non si potrebbe rigirare l'ultima scena della vera squadra? Magari si fa Quando uscire qualcun altro, dai. è stata girata quella scena, che c'era tutta lo Stato Maggiore Rai sul set, perché quella era la mia fine, la morte, la sera precedente era stata fatta una specie di riunione per stabilire se io dovevo morire o andare in coma. Andare in coma significava eventuale ripescaggio nel momento in cui le cose andavano male. Invece hanno creduto bene farmi morire e le cose sono andate come Male sappiamo. A morire, quindi una Sono morte. andate così. Beh, ma era un Sono sogno, no? Era un sogno quello, dai, era un sogno di qualcuno. Anche secondo me, diciamo, siamo sempre in tempo a riprenderlo, no? Era un sogno. Ma perché dovete sapere che poi ora Massimo, nel nuovo film, farà di nuovo un commissario, stavolta in pensione, ma farà un commissario. Sbaglio, Massimo? Sì. Non si Però saprà è mai. una storia che mi è venuta in mente con quando è nata mia figlia, quindi un rapporto padre-figlia, quindi un amore tra un padre e una figlia, amore paterno, chiaramente. Mi chiede Roberto Pascale, che ricordi hai Massimo del dualismo col commissario Pettenella? Ma guarda, Bert Muller è di una simpatia, a parte anche lui un attore straordinario, ma è di una comicità che io ogni volta che giravo le scene con lui, specialmente quelle scene che ci vedevano in contrasto, era una risata continua, era una cosa straordinaria, drammaturgicamente eravamo contro, perché lui era quello che voleva il comando, io non glielo concedevo. E quindi c'era questo attrito, ma nella vita eravamo amici, come tuttora siamo amici, ho sentito qualche giorno fa. Che non ho rispetto. Altra domanda, così coinvolgo Daniele. No, Daniele ha detto che quando è morto l'ispettore Guerra era un sogno. Qui ci dicono che era un incubo. Sei d'accordo, Daniele? Sì, beh, era chiaramente un incubo, però ecco. Che cosa era l'incubo? Non ho La capito. tua morte nella serie. Dice era un sogno, ma era un incubo. In effetti, sì, era un incubo, però incubi ci si può risvegliare. Esatto. Secondo me, sai che c'è che quando ci annunciarono la fine della serie, il responsabile che ci annunciò questa fine disse: per dare un segno tangibile della fine di questa serie, abbiamo deciso di far morire Pietro Guerra. Quando ci dissero queste cose, c'era un buffet apparecchiato con pezzette, tartine, buste, champagne, vino, cose, trick, tutta una festa era, no? E Massimo Bert Muller, il Pettenella, mi viene vicino e mi fa: ma questi ci stanno a manna a casa? E
e ci fanno mangiare la pizzetta, ci danno il bicchiere di vino e tanto ci mandano a casa. Ma come? In effetti. E loro se li vedi insieme sono così veramente, tra l'altro, perché l'ho visto che l'ha chiamato una volta che era con me, quindi. No, amico, è un amico vero. Se mi sta vedendo lo so, lo saluto col cuore, così come ho fatto con Ruggero, come con Roberto pure, che dobbiamo andare al ristorante cinese, perché si ci mandano al ristorante cinese, eh? Forse nel 2042 andiamo al ristorante cinese. Un saluto Roberto, anche a Spa, cognome, com'è Roberto? Quello, signore di prima, Roberto? Bonini, Bonini. Bonini, grande Roberto Bonini. Amico di Spa. Spa, Spa, amico di Spa, amico di Spa, Roberto Bonini. Tutte e tre dobbiamo andare. Enza, se no questi non ti fanno parlare, perché gli uomini sono così. Da brividi le scene del funerale di Sergio, e straziante quando Pietro comunica a Tania la morte dell'amico, Emanuele Brenna dice. Ti ricordi queste due scene? Ci puoi raccontare? Grande Emanuele. Innanzitutto saluto Emanuele, che è un amico, lo saluto. Ciao Emanuele. E allora, sì, vabbè, indubbiamente quelle furono delle scene abbastanza pesanti per noi fan. Vedere, diciamo, il funerale di Amato è stato uno shock. E, adesso non so, Massimo sicuramente potrà aiutarmi, però io avevo la percezione come se realmente gli attori a momenti, cioè, stessero piangendo realmente, no? della morte di Amato, anche comunque il discorso che fece Carpentieri sembrava quasi non scritto, ma insomma che così a sentimento, non so se... No, no, ma... Veramente così. Quello che ho detto prima, no? La morte per lo spettatore ha un significato. Con un compagno di lavoro come me significa non lavorarci più insieme, quindi il dolore è doppio, no? È emotivamente per quello che tu racconti a livello drammaturgico d'attore, e poi la consapevolezza di non lavorare più con quell'attore, che è una cosa veramente brutta, è la fine di qualcosa, no? Che è successo qua? Oh, ho visto un messaggio, una cosa, vabbè. Ecco, questo è il dolore è doppio, quindi allora, le emozioni poi... Ma vai, come? Vai, no, volevo dire che comunque, cioè, abbiamo pianto tutti, quindi cioè, siete stati bravissimi, perché veramente è stato, cioè, a rivedere ancora adesso, secondo me, mi verrebbe da piangere ugualmente, quindi meglio che non lo guardi. sai che c'è un momento che io esco dal commissariato con la macchina, no? La regia era di Spa e io piangevo in macchina, e piangevo talmente sinceramente, proprio i sofisticati, gli attori sofisticati dicono metodo Stanislavski, sì. Io invece dico, ero talmente dispiaciuto, proprio attingevo in questo sentimento di non lavorare più con Gaetano, che piangevo forse in una maniera poco cinematografica. Mi ricordo che Spa mi disse: Spa, guarda, l'abbiamo girata, bella, perché stava sul primo piano in macchina, no? Che mi riprendeva. Dice, però cerca di piangere meno, fate scendere una lacrima sul viso, non quella di Bobby Solo, una lacrima sul viso, appena appena rigato, e rimani impassibile. E aveva non ragione di più, perché molte volte l'iperrealismo è deleterio quanto la recitazione. Un amico nostro in comune, Massimo, cioè Michele Ferruccio Tuozzo, ti chiede quale film sei più affezionato. Ma ce ne stanno diversi, ce ne stanno diversi. Allora, diciamo che adesso sono, non perché me lo chiede Tuozzo, sono affezionato a Credi in un solo padre, perché è quello che è nato da poco. È normale. Ed è normale. Però nell'arco del tempo è chiaro, le vie del Signore sono finite, mi lega per mille motivi, sentimentalmente e indubbiamente a un ricordo straordinario. Storia d'amore e d'amicizia, La notte di San Lorenzo, cioè veramente è come se avessi io 20 figli
così, che dove il mio bene, il mio affetto, il mio amore viene distribuito alla pari. Massimo? Beh, anche ultimo minuto, dove tu eri un calciatore. Ultimo minuto, che poi si traduce negli, verso gli autori, cioè Pupi Avati, Fratelli Taviani, Massimo Troisi. Come si fa a dire voglio più bene a uno che non all'altro? È difficile, difficilissimo. Poi la particolarità è che con Massimo ho vissuto un'amicizia immensa, straordinaria, quindi c'è quella qualcosa in più, ecco, tutto qua. Francesco Troi chiede... E fare la piovra con Michele Placido com'è stato? Ma con Michele io non ci ho fatto solo la piovra, ho fatto tante cose, la tempesta di Streller, io facevo Ferdinando e lui faceva Caliban, poi ho fatto la piovra, poi ho fatto un film, mi pare Racket, se non mi sbaglio. Telefilm? Eh? Era un telefilm anche Racket. Era quattro puntate per Rai 1, era girato in Bulgaria. Diversi lavori ho fatto con Michele, che è un amico importante per me, comunque è stato comunque assegnato il percorso della mia carriera. L'unico mio rammarico è non vederlo spesso e sentirlo pochissimo, quello è veramente un rammarico, ma non dipende da me. Lo so. Io so anche perché l'abbiamo incontrato anche di recente insieme, se ti ricordi. Comunque, a parte questo, andiamo avanti. Ora dico un paio di cose io, poi molti in Italia non sanno che poi Massimo non è un attore solo italiano, diciamo, è un attore internazionale. A Enza gliel'ho anticipato ieri per telefono, è rimasta un po' sconvolta perché non lo sapeva. Ora Daniele sarà ancora più sconvolto perché non sa di cosa sto dicendo. Massimo Monetti, qualche anno fa, pochi anni fa, lui ha lavorato ad esempio con Charles Bronson, o mi sbaglio? Beh, insomma, qualche anno fa, sì, ho fatto un film che si chiama Yes Virginia, The Risa Santa Claus. Io l'avevo messo anche nella pagina, però... Vabbè, Charles Bronson era protagonista, io facevo una parte di un italiano che viveva in America. Uno dei pochi che ha lavorato con Charles Bronson, se ci pensi. L'italiano credo pochissimi. Cioè, anche con Banderas ho fatto un film... che si chiama Terra Nova, e negli anni 90, e ho fatto questo film, e eravamo protagonisti io e Banderas, insomma, dividevamo il ruolo di protagonista, quindi è stata anche quella una bellissima esperienza. Vabbè, ma io, sai, non mi piace... Claudio mi chiede, no, che conosci bene anche te Claudio, il tuo fotografo, dice, ma con quale attore avresti voluto lavorare anche se poi non sei riuscito a farlo? C'è un nome? Guarda, prima dicevo Castellitto, invece poi con Castellitto ho fatto una parte nel film Nessuno si salva da solo, per la simpatia sfrenata nei suoi confronti, anche per la stima che ho, mi dispiace molto non aver mai lavorato con Carlo Verdone, perché non lo so perché è più un fatto di amicizia, ma no, lo faremo sapere, magari sarà l'occasione, ancora siamo in tempo. Facciamo, ma non lo so se scrive la storia dei due vecchietti, che ne so, non lo so. Ma è un dispiacere perché, ma ripeto, non è un fatto professionale, veramente lo dico, ma senza, cioè, lo ritengo un grande regista, un grande attore, ma è più un fatto emotivo, proprio d'amicizia, no? Personale. Mi piacerebbe lavorarci, però non ci riesco. È mia figlia che mi sta andando. Ora si è quasi finito. Enza, una domanda. Oh, mo che succede qua? Non sento più niente. Senti, pronto? Ci sei, Massimo? Non ci sente. Non sento più. Te che devo fare? No. Amore! Questo è il bello della diretta, no? Mi sta chiamando, mi ha interrotto l'intervista! Lucia! io non sento più niente adesso! Non risponde che sentiamo tutto, eh! Che devo fare? Allora aspetta, senti? Ci stai sentendo?
Ma zio, che devo fare? Che devo fare? Devo tornare live? Senti ora, No, questo è staccato. faremo rientrare. Intanto vi faccio la domanda che volevo fare. C'è un Sì. attore che avreste voluto vedere nella squadra che invece non l'avete visto perché magari ha fatto altre serie o roba del genere? Vai. Beh, bella domanda. Sinceramente non ci avevo pensato. Ma forse attualmente Niente, aspetta. appare Vai. scomparso. Beh, forse anche Luca Argentero mi piacerebbe vedere. Te invece, Daniele? Io Eccomi, scusate, no, mi ha chiamato mia figlia. Ho problema, è interrotto. io visto che è napoletano, magari ci vedrei Morelli, quello che fa Coliandro. Chi è Paolo napoletano? Morelli. Gianpaolo Morelli, l'attore. Ma chi è? Ma per fa cosa? No, io No, dico c'è. un personaggio che non ha fatto la squadra, ma che avrebbero visto volentieri nella squadra. Intanto che te non c'eri, l'ho stuzzicati, no? Massimo, un'altra cosa che nessuno sa, te in realtà non è che sei nato e hai voluto fare l'attore, è vero che erano altri tempi, ma è vero che ti No, hanno praticamente preso in mezzo alla strada? sì, è Racconta. stata una cosa che è venuta da sé, casuale. Diciamo che i miei genitori, insieme ai miei genitori, abbiamo abitato all'Attanto, alla zona toscolana che è vicino Cinecittà, no? E allora io mi sono Zona scelto. mia. Zona mia vicino. Daniele viene da quella zona lì. E allora mi sono scelto un lavoro vicino casa, capito? C'avevo Cinecittà vicino, dico. No, scherzo, va bene. È stato, diciamo che ho fatto la comparsa, ho assaporato attraverso le comparse, il set, i vari set, fino a che poi ho cominciato ad aprire bocca nei film di Umberto Lenzi, dove c'erano le prime battute negli anni, i primi anni 70. Dopodiché ho fatto una parte più rilevante in Casotto di Sergio Citti e subito dopo ho fatto La tempesta di Strehler, mi sono ritrovato sul palcoscenico internazionale a recitare Shakespeare in un ruolo importante che era quello dell'attore giovane Ferdinando. A quel punto mi sono sentito trascinato, non so se vi ricordate I soliti ignoti o L'audace colpo dei soliti ignoti, uno dei due quando Gassman viene travolto dalla massa e lo buttano dentro un cantiere dove si lavora dei manovalanza, no? Che lui non voleva lavorare e viene trascinato da sta massa e poi porta, ecco, io in un certo senso mi è successa questa cosa perché non ero io uno che da ragazzo diceva voglio fare l'attore, assolutamente. Allora, Assolutamente. Hanno deciso gli altri per me. anche se non è vero, però diciamo che anche le domande sono tante, però diciamo che cerchiamo anche un po' di raggrupparli. Enza, se tu potessi esprimere un desiderio che riguarda la squadra, che cosa Beh, che desiderio esprimeresti? questa è una domanda facile. Ovviamente che un ritorno della squadra, però di quella vera, quindi ovviamente. Un ritorno della squadra sicuramente, ma un ritorno in grande stile, un ritorno con i protagonisti di sempre, in un prodotto nuovo, innovativo, cambiando magari scenari, magari l'ispettore Guerra sarà un ispettore, che ne so, In pensione, in pensione, no, beh, adesso con la Fornero, con la quota 100. è vero, Questo, potreste essere al limite, dai, un po' il sogno di tutti. sì. Ma comunque, Dimmi. cioè, noi attualmente riceviamo centinaia di messaggi ancora di fan che ci chiedono quando iniziano le riprese, cioè. È una cosa indescrivibile, cioè, rimaniamo anche noi a bocca aperta perché dopo tanti anni ha un successo ancora così tanto, quindi speriamo
Speriamo, non si sa mai. Noi ci speriamo in un A futuro. massimo, se la rai ce la soldi se fa, insomma, voleva di Io quello. mi mantengo bene, io faccio la dieta. Ha detto se la RAI c'è da soldi si può fare, ci sta. Dai, va. Allora, a parte gli scherzi, no, diciamo che sarebbe bello. Purtroppo credo che una cosa la devo dire anche io sul cinema in generale, e quindi anche sulla TV. C'è un po' una deriva, e io non mi vergogno a dirlo, Massimo non ha voluto fare i nomi, non li faccio nemmeno io, però non, spero che questa quarantena, che ha avuto tanti aspetti negativi, almeno su questo ci faccia pensare, almeno a livello culturale. Ultimamente sono stati fatti miliardi di film di un livello medio-basso scandaloso. Io parlavo con degli amici in America che mi raccontavano quanto i nostri sceneggiatori, che erano i più bravi del mondo, oggi siano i peggiori del mondo. E vi spiego perché. Perché si sono adattati a lavorare scrivendo sceneggiature dai programmi via computer. Cioè, hai perso quel realismo, quell'arte, quello che era tipico di noi italiani. Cioè, noi invece di copiare, di farsi copiare noi quello che siamo bravi, siamo andati a cercare di copiare quello che non saremmo mai bravi come chi l'ha inventato, cioè gli americani, i tedeschi, i francesi, quello che sia. E questo purtroppo ha portato che anche serie come queste siano state interrotte, che poi nessuno nemmeno abbia nemmeno provato, anche perché purtroppo la televisione è anche così. E la mia paura, almeno fino all'anno scorso, era che questa cosa non tornasse mai, diciamo, un'epoca d'oro. Speriamo che almeno il coronavirus abbia portato tante cose negative, ma che magari si trascini dietro la voglia di fare veramente qualcosa di qualità in Italia, cioè, smettendo anche con le solite schifezze che si vedono tutti i giorni, che i soliti attori, la solita roba. Non so se Enzo e Daniele la pensate come me. Sì, assolutamente. Assolutamente. Massimo, prima di chiudere, che poi saluti tutti, anche i laziali, c'è un laziale che ti sta a zighettare, volevo dire. Cirilli, che te conosce, ha detto. Lo saluto tanto e lo abbraccio forte. Te volevo dire, ci racconti un po' questo progetto che abbiamo insieme, raccontalo te però, vai. Che cosa? Silent Moon, vai, dici quello Ah, che ci Silent Moon, prima ho accennato che è un'idea che mi è venuta quando la levatrice mi mise tra le braccia Lucia, appena nata, e provai un senso di grande emozione, di profondo desiderio di protezione. Ecco, io volevo raccontare questa emozione devastante. E mi ricordo che dissi: mamma mia, ma che cosa potrei fare io per te? E questa cosa mi ha fatto vibrare, tant'è che io, che è stato lo spermatozoo, il seme di quello che io poi ho scritto. E la fortuna di aver incontrato Gianni e quindi di mettere in cantiere questo progetto, che andremo a fare, credo e posso dirlo sicuramente. Ho avuto la fortuna di incontrare attori come desidero io, che fanno parte del cast. Non vorrei fare nomi, perché fino a che non viene sottoscritto un contratto, bene non fare nomi, però sono molto soddisfatto per le scelte che fin qui sono state fatte, avallate tutte da Gianni Pagliazzi, naturalmente. Ed è una storia forte, una storia tra un padre e una figlia. Naturalmente io non ho potuto scrivere, non ho scritto una storia tra un padre e una neonata, ma tra un padre e una ventenne. Ho portato questa figlia a 20 anni, ho romanzato un pochettino e ho scritto una storia veramente forte, secondo me, bene, insomma, è un bel film. Ecco, io spero di mettere su e di girare tutto quello che ho in mente e nel cuore, perché voglio che sia un film determinante per la mia carriera. Quando dico determinante, non dico determinante per il futuro, ma soprattutto per il passato. È determinante perché comunque voglio diventare Massimo Bonetti, quello di Silent Moon. Credo che sarà una storia che farà sognare anche voi due, perché nella storia, come ho detto prima, Massimo fa un ispettore in pensione, ma c'è comunque un commissario che sarà fondamentale nella storia, che sarà un personaggio a cui vi affezionerete come al personaggio di Massimo. Quindi forse in piccola parte vi farà pensare che sia una nuova puntata della squadra, anche se è un film, è una cosa diversa, però. Quindi anche a tutti i fan, e approfitto perché ho saputo che Dienza era un sogno,
di Daniele, gliel'ho chiesto, era un altro sogno, per invitare loro e una delegazione dei fan della squadra nel set un giorno a incontrarci tutti. Condividi, Massimo? Sì, sì, come no. Devono fare qualche chilometro in Friuli, però va bene, dai. Diciamo che c'è un pizzico di autoironia sul fatto che io sia un poliziotto in pensione, Sì. Però sì, è drammatico. No, no, c'è proprio autoria, proprio dovuta a tante domande che ho visto qui che non ho ripetuto, cioè tutti ti chiedono perché è finita. Se lo vogliamo dire, io credo che tu hai scritto articoli nel tempo, se vogliamo li ricondividiamo, non ha nemmeno senso. Non l'ho deciso io. Sì. Non l'ho deciso io. È stata una decisione presa dall'alto. Come una bella mattina. L'avrei segnato per altri 10 anni tranquillamente, perché ti piaceva. Ma io perché no, insomma, eravamo su un'onda vincente, quindi infrangerla non è servito a nessuno. Nessuno ha vinto quando hanno eliminato la squadra per fare la nuova squadra. Non ha vinto nessuno. Non abbiamo vinto noi attori, non ha vinto la produzione, non ha vinto la Rai e non hanno vinto neanche, poverini, gli attori che hanno sostituito noi, perché andavano a sbattere addosso a un muro insuperabile, perché tutto l'affetto che in 8 anni noi avevamo ricevuto da queste, dal pubblico, non potevano averlo loro, quindi si sono trovati addosso a un muro insuperabile. Ci hanno provato in tutti i modi ma non ci sono riusciti, quindi ci hanno rimesso tutti. Allora, chiudiamo così perché ci sta, perché così magari qualcuno che ci ha ascoltato, che magari sta nei piani come dice Massimo Alti, magari si renderà conto degli errori che fanno, prima o poi qualcuno glielo farà sapere. Noi non abbiamo tanti peli sulla lingua, non credo che ce l'abbiano nemmeno Enzo e Daniele, perché hanno fatto una battaglia da oltre 10 anni, quindi credo che sia... Stiamo parlando di fatti accaduti che sono palesi per il fallimento che è stato la rinuncia alla squadra. È stato un fallimento per tutti, questo intendo io, anche per chi ha deciso soprattutto per chi ha deciso di farla smettere. È stato un fallimento. Guarda, per dirti quanto è stato un fallimento, c'è gente che è fan, che è iscritta al fan club con i ragazzi, che dice io, perché hanno fatto una nuova squadra, io non ho visto nemmeno una puntata. C'è un commento, quindi. Beh, io spezzo una lancia in favore della nuova squadra in questo senso, perché non, cioè, è una lotta impari, ma non per bravura o perché noi siamo stati e siamo più bravi di loro del nuovo cast. Non è una questione di bravura, è di affetto che il pubblico aveva nei nostri confronti. È semplicemente questo. Anche perché la nuova squadra ha partecipato Pannofino, Giallini, cioè tutti comunque attori ci hanno provato in tutti i modi a ritirarla su, in tutti i modi, con vari nomi. Se non entra nel cuore, d'altronde non ci puoi fare niente. No, beh no. È un conto che impari, perché purtroppo 10 anni di un certo tipo di squadra diventa impossibile. Te ci devi mettere Robert De Niro, probabilmente non c'è. Esatto, intendevo dire questo. Non è una questione di bravura dell'attore più o meno bravo. È una questione che se togli Massimo Bonetti, chi metti? Johnny Depp, metti, che ne so, Christopher Walken, non è Massimo Bonetti. Ma non perché io sia Massimo Bonetti, perché non è quello, non è lui Pietro Guerra, non ma è lui, esatto. Tutto lì è. Massimo, voi eravate comunque alla fine come di famiglia, cioè. Esatto, sì. Perché la squadra era concepita così, non era minimamente romanzata. Gli episodi che raccontavamo erano tutti spunti di cronache di tutti i quotidiani, mi ricordo che c'era nella stanza degli sceneggiatori ogni mattina i 20-25 quotidiani dove loro andavano a leggere le cronache e scrivevano gli episodi, i fatti realmente accaduti. Anche Saviano ha collaborato. Come? Anche Saviano mi pare collaborò con la squadra. Sì, ma c'è stata, guarda, è stata... Sì, ha ragione Massimo, hanno provato a prendere i migliori che c'erano ma non sono riusciti. Cioè, all'inizio non hanno nemmeno provato con i migliori, dopo in seconda battuta hanno provato con i migliori, ma lottare contro un progetto di 10 anni vincente è praticamente impossibile. Generoso, no? Allora, io mi ricordo che uscì su un giornale
Chi preferite, Pietro Guerra o Taricone? Povero Taricone che poi ha avuto Era anche quella. bravo, Giuseppe. C'era questo sondaggio, no? Quando mi chiamarono, dico: ma che sondaggio è? Ma se tu hai una. Io poi usci fuori 90% io e 10% Taricone. Ma è un sondaggio ingeneroso nei confronti di Taricone. Io dalla mia ho 8 anni d'affetto di questo pubblico. Come fanno le persone a dire no, preferisco Taricone? Cioè, è un paragone stupido. Povero Taricone, non c'entra niente, no? Assolutamente. E questa era un po' l'essenza di quello che intendevo dire poco fa. Quindi io vi saluto, devo ringraziare Enzo e Daniele per Grazie a te. l'ottimo aiuto e spero che continueranno a lottare per il bene del cinema e della televisione, perché ci vuole più gente così e meno di quelli che dicono ma Bellino e Quattro Moschettieri, così faccio anche un nome e non mi interessa, perché tanto io faccio produttore e no, se non ci rimetto gli attori se qualcosa va male, non mi interessa. Comunque, paradossalmente, ho visto che c'è tanto veramente amore, c'è tanta gente che veramente lo sente proprio come fosse oggi, si ricordano le puntate. Questa è una cosa che anche per Massimo deve essere di soddisfazione. E oggi Massimo ci ha raccontato il 10% dei suoi aneddoti, che prima o poi metterò in un libro, ma a parte quello, un giorno vorrò rifare una diretta dove io parlo con lui come quando vado a trovarlo a casa. E sono tante cose che allora la gente probabilmente impazzirà perché. Chi è stato nel mondo del cinema o comunque della televisione per tanti anni, ha conosciuto tanti personaggi molto diversi da come noi li vediamo, che fra virgolette ci fanno anche un po' sorridere, perché Massimo ride anche su se stesso, no? E se qualcuno conosce Carlo Verdone o comunque ha ascoltato Carlo Verdone, abbiamo lanciato che Massimo Bonetti può fare un film comico con Carlo Verdone. Ma Questo io gliel'ho detto a lui, ho detto a Carlo, è quello. Ma ma è gli possibile che non mi chiami? Hai fatto compagni di scuola, ci stanno 15 attori, non hai pensato a me. Lui mi ha guardato e mi ha fatto, ma sono quelle cose che uno non ci pensa, capito? Perché siete Sono troppo pensieri. amici, perché uno come Bertone siete troppo amici, non c'è manco pensiero. Pensaci, però tanto non mi chiamerà mai, c'è niente da fare. Ciao a tutti, grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao Massimo, ciao Gianni. Ciao. Ciao, ciao, ciao.